Questo video è offerto, sponsorizzato e montato con Filmora 10. Che cos'è Filmora 10? Mettetevi comodi che ve lo racconto. Filmora di Wondershare è un software per montaggio video e quindi per chi come me quotidianamente si ritrova a dover creare dei contenuti per internet, questa è una delle soluzioni più interessanti che può offrire il mercato. Le novità di Filmora 10 rispetto alle versioni precedenti sono un po' le seguenti. È possibile utilizzare il tracciamento di movimento, in cui possiamo evidenziare un soggetto in forte movimento, come per esempio Federico Chiesa, e cercare di capire come può essere tracciato unicamente quel singolo soggetto all'interno della scena. Oppure alcune transizioni che vedremo durante tutto il video, come questa che va a transitare su quest'altra scena, che transita su quest'altra immagine, e quanto ci manca il Malaca Martinez. Oppure possiamo utilizzare tantissimi titoli come questo qua, oppure questo qua, oppure questo qua. Inoltre è interessante perché puoi registrare lo schermo oppure creare uno split screen come questo qui. Ciao! Puoi decidere di acquistare Filmora a 69,99 € per tutta la tua vita oppure un piano annuale a 39,99 €. Ma per tutte le informazioni c'è il link in descrizione. Ci vediamo lì. Intanto godiamoci questo video sulla Juventus titolare. Uno dei problemi della Juventus di Pirlo, e l'abbiamo ribadito anche negli ultimissimi video che sono stati caricati proprio qua su questo canale YouTube, è la costante ricerca di una formazione titolare. Noi in più di un'occasione ci siamo ritrovati qua a cercare di mettere giù 11 giocatori e capire come la Juventus avrebbe dovuto giocare per raggiungere determinati obiettivi nell'arco della stagione. Ora che la Champions League è ufficialmente andata, ora che lo scudetto è ufficiosamente andato, ora che il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e nella mia testa almeno al secondo posto, almeno al secondo posto in Serie A, perché se arrivi terzo o quarto a culo, capisci bene che c'è qualcosa che non va, e vincere ovviamente la finale di Coppa Italia, perché quello è un grandissimo obiettivo e noi dobbiamo assolutamente cercare di vincere almeno un altro trofeo all'interno di questa stagione, per cercare di salvare minimamente il salvabile, e ripeto ancora una volta, arrivare almeno al secondo posto, perché se non vinci il campionato la Juventus deve essere almeno la seconda squadra in questo momento in Italia, per quella che è la rosa, per quello che è il progetto, per quello che è la storia recente. Dobbiamo cercare di capire da qui alla fine, nelle ultime partite, di dare continuità a una formazione titolare. Più di un'occasione ci siamo ritrovati qua, io e voi, faccia a faccia, soprattutto inizio anno, a capire quantomeno la coppia d'attacco della Juventus. E all'inizio dell'anno Morata era un giocatore intoccabile, una forma fisica come mai probabilmente l'aveva avuta in carriera, ogni pallone che toccava. C'era qualche fuorigioco di troppo, questo è vero, però Morata era tantissima roba. E addirittura quando giocava Paulo Dybala vedevamo un differenza sostanziale tra il modo di giocare della Juventus e Ronaldo e Dybala là davanti e Ronaldo e Morata là davanti, che sembravano molto più complementari. Ora, oggi Morata è un giocatore non più in formissima, no? E invece Dybala è un giocatore del quale abbiamo sentito tremendamente la mancanza, che ci sta mancando terribilmente in questo periodo e ci auguriamo che possa rientrare al meglio. Ecco, se dovesse rientrare il prima possibile Dybala e se dovesse avere una forma fisica e mentale accettabile, credo che Dybala possa essere il vero e proprio boost di fine stagione, il giocatore che ci è mancato nell'arco di tutte queste partite. Il miglior Dybala all'inizio è Dybala, a prescindere Dybala, proprio il giocatore in queste settimane, in queste partite, in questi momenti brutti. Ecco che Paolo, da MVP della Serie A in corso, deve cercare di salvare il salvabile in questa stagione e cercare di guadagnarsi anche un rinnovo che a fine anno potrebbe arrivare, anche per cause di forza maggiore. E parlo di una partenza di Cristiano Ronaldo, magari proprio per sua volontà, o un mancato rinnovo del prestito di Alvaro Morata, ed ecco che Dybala rimarrebbe l'unico attaccante vero e proprio di proprietà Juventus sul quale puoi ricostruire. Ma stiamo vaneggiando, stiamo soltanto arrivando a parlare di Dybala. Facciamo un passo indietro. L'altra sera mi guardo il club con Caressa Bergomi e c'era appunto ospite Max Allegri ed è tornato su un discorso che a me sta molto a cuore, cioè quella famosa annata 2016-2017 dove andiamo in finale a Cardiff e a un certo punto a gennaio in una partita di campionato in casa contro la Lazio
la formazione della Juve subisce una modifica sostanziale che poi ci porterà appunto a fare un ottimo percorso, a sfiorare il triplete, perso poi per colpa di Cristiano Ronaldo. Era un po' i casi della vita. E in più di un'occasione sono arrivato a pensare a una formazione simile per quanto riguarda la Juventus. Però vi voglio portare un piccolo estratto di quell'intervista a Max Allegri per far capire anche a voi un po' come è arrivato a quella fantomatica soluzione. Quindi eccolo qua. Si giocò una partita, ma era un po' di partite che vincevamo, ma non tanto fa Higuain, avevamo preso un andazzo, dicevo vabbè, tanto fa Higuain vinceva la partita. Dissi che, con tutto rispetto di alcuni ragazzi che avevo lì dentro, che mi disse non ho inventato niente, ho fatto giocare solo i migliori che avevo, li ho responsabilizzati e li ho messi in campo. Higuain, Dybala e Cuadrado a destra, è come dicendo, sai quando sei dentro una stanza e non c'è aria, apri la finestra, come apri la finestra, tanto aria, vedi tutti i giocatori proprio, ma dopo 5 minuti i giocatori con il sorriso sulla bocca, dissi ecco, trovata la soluzione, ho avuto il culo di trovare la soluzione. Dice una cosa molto interessante: ho preso i più forti e li ho messi in campo. Non è che ha fatto tante cose differenti, anzi addirittura fa un passaggio in cui dice, da giocare col 3-5-2 con le mezze ali, però se una di quelle mezze ali deve essere Sturaro, allora tanto vale che gioco con solo due centrocampisti, dato che, con tutto rispetto per Sturaro, non era e non è a livello degli altri giocatori di quella Juve, e metto tutti i giocatori forti. Ecco, noi dobbiamo fare questo ragionamento. A me dispiace umanamente che ci siano dei giocatori che magari in questo momento dovranno sedersi in panchina e guardare le partite da qua a fine anno, però ci sono dei giocatori forti, dei giocatori meno forti, perché ci sono dei livelli, delle categorie. Anche questa è una cosa che diceva spesso Allegri, ha ribadito anche questa al club, ma è una cosa che abbiamo sempre detto e credo che sia palese per tutti, che ci siano dei livelli nel mondo dello sport e nella vita in generale. E ci sono delle persone più brave e delle persone meno brave a fare certe cose. Noi abbiamo dei calciatori più bravi e dei calciatori meno bravi. Quindi la formazione titolare che ho pensato per la Juventus è una sorta di 4-2-3-1, che in realtà è palesemente un 4-4-2, con Dybala che fa il collante tra la tre quarti e l'attacco. Ora, fermi tutti, perché so cosa state pensando. Ronaldo non può fare il 9, non vuol fare il centravanti. Però in più di un'occasione ci siamo trovati a giocare con Ronaldo e Kulusevski, o con Ronaldo appunto e Dybala, e Cristiano Ronaldo doveva fare quel ruolo lì, poiché non gli piace un altro discorso, ma in tutta la stagione fino adesso l'ha fatto. E se hai un giocatore come Chiesa che non puoi tenere fuori, e se l'unica punta di ruolo che hai è Morata, in questo momento sta attraversando un brutto momento, e se Dybala può essere il calciatore chiave, cardine, che ti tiene insieme questo finale di stagione, e se c'è Cristiano Ronaldo che è un attaccante, ecco che incastrando tutte queste cose sei quasi obbligato a fare di necessità virtù e chiedergli quel sacrificio di giocare lì davanti, magari dialogare tante volte con Dybala appunto, con Chiesa appunto e con l'altro giocatore offensivo che andremo a schierare, e avere gli inserimenti di un determinato giocatore. Andiamo con calma, partiamo subito. Szczęsny in porta, direi che non c'è niente di cui discutere. Per me i due difensori centrali devono essere Bonucci e De Ligt. Credo che siano i due migliori centrali a disposizione in questo momento della Juve. Demiral si è dimostrato ancora una volta, forse non all'altezza ancora. Quindi per questo finale di stagione credo che la coppia centrale titolare debba essere questa, e con Demiral che deve cercare di avere degli spezzoni positivi, super positivi, nei momenti di turnover o nei momenti in cui ci saranno squalifiche o infortuni di questi giocatori. Io mi auguro che siano finite le squalifiche e gli infortuni, ma Bonucci e De Ligt probabilmente è la coppia migliore in questo momento nella rosa della Juve. Poi il prossimo anno si vedrà se rimarrà Demiral, si vedrà se rimarrà Chiellini, se rimarrà Bonucci, anche lo stesso De Ligt. Quindi ci si ragionerà, ma io credo che la coppia migliore da qua alla fine stagione sia appunto questa qua, che è un po' la coppia titolare dell'anno scorso. Sulle fasce, due brasiliani, Sandro e Danilo, due ex Porto, guarda caso. Fa un po' arrabbiare questa cosa, però credo che sia necessario avere loro due. A sinistra, perché quello hai, l'alternativa è Frabotta o Bernardeschi, quindi Alessandro titolare. Danilo al posto di Cuadrado, per un motivo ben specifico, di cui parleremo dopo, è perché panchinare Danilo penso che sia un delitto. Artur davanti alla difesa come regista, lasciamo stare l'errore col Benevento, tra l'altro l'errore si è andato a cacare ritorno con Benevento, una volta passa la palla a Letizia, una volta a Gaik, vabbè, prossimo anno Artur al Benevento confermato,
Però Arthur sicuramente è un giocatore importantissimo per la Juve, imprescindibile per la Juve, quello che ci serve a centrocampo e non possiamo metterci nella testa di giocare senza di lui. Anche questo ha detto Allegri l'altra sera. Bentancur non può giocare davanti alla difesa, o almeno ne può fare una ogni tanto, ma non è quel tipo di giocatore perché non ha i tempi giusti per giocare davanti alla difesa. Altro vecchio cavallo di battaglia che abbiamo ribadito più volte su questi video e nelle dirette per analizzare un po' il momento della Juve. Lo sappiamo, Bentancur non è un regista, non lo è nemmeno Arthur, nel senso che è un regista tipico, ma la Juve deve ripartire da lui. Al suo fianco McKennie perché è il giocatore vero e proprio che ci ha dato dinamismo, dinamicità, velocità, ci ha dato gli spazi, ci ha dato gli inserimenti, cosa che prima di McKennie non c'era, e cosa che in questo momento con McKennie fuori o comunque McKennie non al top, non c'è. E quindi credo che i due centrocampisti migliori della Juve siano quelli. Abbiamo deciso che andiamo a prendere i migliori e dobbiamo sistemare i migliori nei loro ruoli. McKennie e Arthur sono i due migliori della Juve e sono i due titolari, non si discute di questo. Dybala, appunto sulla tre quarti, che potrebbe benissimo essere la seconda punta, quindi guardatelo in quel caso, ma io lo metto lì perché Dybala piace giocare lì, non perché lo voglio lì. E che Dybala, anche se dice di fare la seconda punta, gioca sulla tre quarti, gioca mezzo destro, gioca un po' spostato sulla destra, arretra molto, quindi la posizione naturale di Dybala è quella lì. E anche qua torniamo indietro ad Allegri, Anche qua torniamo ad Allegri, che dice quando Dybala arriva alla Juve, gli spiego che non può fare la punta, deve arretrare un po' il suo raggio d'azione. E guarda caso, una delle stagioni migliori, secondo me, a livello globale di Dybala, dove c'è anche la doppietta al Barcellona, quindi anche l'apice in campo europeo, è proprio quella stagione lì, cui Dybala fa quel ruolo lì, quindi il tre quarti, quindi sta in appoggio a una punta che all'epoca era Higuain e oggi sarà Ronaldo, quindi ve lo confermo, Cristiano Ronaldo attaccante. Credo che Dybala abbia quella posizione lì. Poi se Ronaldo non vuol fare il 9, se il prossimo anno non ci sarà più Ronaldo ma ce ne sarà un altro, se Ronaldo non vuol più giocare da qui alla fine del campionato ci mettiamo Morata, però ripeto, in questo momento Morata non è in forma e in questo momento ci serve Paulo Dybala, perché ci servono dei giocatori di super qualità e complessivamente, mettiamocelo in testa, l'abbiamo sempre detto, anche quando giocava Morata, oggi gioca Morata perché se lo merita, ma non dimentichiamoci di Dybala perché Dybala è complessivamente probabilmente più forte di Morata. E di questo siamo sempre tutti d'accordo, spero. A livello tecnico e tattico, all'inizio ci serviva Morata. Adesso che Morata non è più in forma e ci auguriamo possa esserlo Dybala, ecco qua, dobbiamo andare a scommettere su di lui e sperare che possa essere tornato. Anche per dare un po' più di equilibrio, perché Morata ti dava equilibrio andando a pressare tantissimo e gestendo il pallone da 9, cosa che adesso non fa più. E quindi l'equilibrio te lo può dare Dybala arretrando qualche metro più indietro sul centrocampo. Però poi gli esterni devono essere Chiesa e Cuadrado, ecco perché Cuadrado non è titolare basso, perché lo metto alto, quindi 4-2-3-1, eccolo qua, ve lo metto anche graficamente, questa sarà un po' la formazione della Juve che ho in testa, da qua a fine campionato, per dare continuità al modulo che sta usando Pirlo, no? 4-2-3-1, 4-4-2, chiamatelo come volete, con appunto questi giocatori qua. L'unica cosa che cambia è che non c'è più quella dualità Danilo Cuadrado sul titolare lì, ma Cuadrado viene alzato perché è complessivamente migliore rispetto a Kulusevski, a Bernardeschi e a tutti i giocatori che hanno giocato in quella posizione lì, perché è un giocatore più dinamico e tra l'altro proprio in quella formazione di Allegri Cuadrado faceva quel ruolo lì, dove è il suo ruolo naturale, dove ha sempre giocato per tutta la carriera, e avere due fasce così dinamiche e che spingono così tanto è tanta roba. L'unica cosa che puzza in questa formazione qua è che non hai un vero e proprio centravanti, e quindi Ronaldo e Dybala solitamente stanno molto lontani dall'area di rigore, e come sempre chi te la va a riempire l'area di rigore. E ancora una volta torniamo a quel discorso che faceva Allegri, e per analizzarlo un'altra clip in cui parla di Ibrahimovic e del Milan, eccola qua. Ibrahimovic, ora Ibra, quando 10 anni fa gli dicevo Ibra fa centravanti, però lui, siccome ce la faceva ancora a correre, capito? Allora cosa faceva? Si metteva, andava a giro per il campo, e bisognava lì ci mettesse, ecco perché Boateng poi diventa trequartista, perché qualcuno in area bisognava ci andasse. Io me lo ricordo quel Milan, Boateng faceva il trequartista e faceva una marea di gol perché andava sempre in area, si inseriva sempre un po' come faceva anche Nocerino. E chi deve essere il nostro Boateng o il nostro Nocerino? Tutto rispetto per entrambi, spero che possa fare una carriera migliore, ed è McKennie, ed è proprio quello che vi dicevo prima, sarà necessario. Gli inserimenti di McKennie saranno necessari proprio per darci dinamismo, per darci quel movimento senza palla che, se no, diversamente in area di rigore non possiamo avere.
Chiesa solitamente taglia anche verso il centro dell'area, ma Cuadrado no, va sempre sul fondo e mette il cross. Chiesa prova anche ad accentrarsi e a tirare. Ronaldo dovrà fare molto lavoro di sponda, cosa che non è che gli piaccia tanto, però Ronaldo piace girare per il campo, Dybala piace girare per il campo. Ed ecco che l'area di rigore allora va riempita da altri giocatori e McKennie deve essere un po' il nostro attaccante aggiunto, il nostro punto di riferimento. Quindi da qui a fine stagione, secondo me la Juve deve darsi questa impronta. Mettersi il cuore in pace. Ormai gli obiettivi sono pochi, li abbiamo elencati all'inizio del video, e dobbiamo focalizzarci su quelli che sono i calciatori migliori in questo momento a riempire quei ruoli, ovviamente quando ci sono, quando c'è la necessità. Tutti gli altri, con tutto il bene che si può volere a questi giocatori, se non sono idonei, se non sono adatti, se non sono in forma in questo momento, è giusto che facciano panchina. Poi ovvio che se Dybala non recupera ancora, lì ci deve andare uno tra Morata e Kulusevski, cioè è inutile girarci intorno. È ovvio che se Alexandro non è a posto, e allora Danilo magari fa il terzino sinistro, Cuadrado fa il destro e subentra una fascia. Noi stiamo parlando in un mondo ideale in cui da qua a fine campionato abbiamo già dato, con gli infortuni, le squalifiche, il Covid e tutto il resto. Secondo me questi sono i giocatori che devono giocare, queste sono le posizioni che devono occupare, e l'idea è sempre quella: andare sulle fasce, aggredire e cercare il dialogo di qualità tra Ronaldo e Dybala, che ripeto sono secondo me i nostri due attaccanti migliori a parità di condizioni fisica di tutto il lotto degli attaccanti, e tutti gli altri devono dare una mano dalla panchina, perché non è che quelli che non sono titolari sono scarsi, sono probabilmente meno adatti o meno in forma in questo momento rispetto a quegli altri, ma possono essere giocatori che la sbloccano, la risolvano subentrando, perché ci sono quei giocatori lì anche, e servono anche quei giocatori lì.